buonasera a tutti. E ripartiamo, anche dopo l'estate, dopo le vacanze, la nostra fondazione, anche ormai siamo a metà settembre, riparte e speriamo con un'annata piena di soddisfazioni, come è stata quella passata. Un saluto a tutti, tutte le autorità, militari, civili presenti, ma è doveroso un saluto particolare al maestro Paolo Taviani. Questa è la sua città
e siamo veramente molto felici di poterla accogliere oggi, in ricordo anche di Vittorio, che purtroppo ci ha lasciato e che senz'altro sarebbe stato molto felice se fosse stato in vita di venire a San Miniato, perché tutte le volte che, nelle occasioni che l'ho visto a San Miniato, l'ho visto estremamente radioso e gioioso di tornare nella sua città. Ed è anche una città molto orgogliosa di questo legame coi fratelli italiani, un legame al quale teniamo molto. E il film, appunto, che forse più lo testimonia, questo connubio indissolubile, è La notte di San Lorenzo, il film samminiatese per eccellenza, che, diciamo, del quale tutti ne andiamo veramente orgogliosi. Naturalmente io, per ragioni di età, non ho aneddoti riguardo al, diciamo, al girato, perché avevo 4 anni quando fu girato, e quindi non ho ricordi. Sì, l'ho detto per evitare che... almeno ho detto subito l'età e non ho ricordi, però è senz'altro il film del quale, appunto, siamo legati, che narra una vicenda anche tragica della nostra storia cittadina, che ancora oggi ha delle ferite, ma anche poi il momento della liberazione, quindi la gioia di riassaporare la libertà, la costruzione della democrazia. Ecco, un film al quale noi siamo molto legati. Io lo scorso anno, qui con il Centro Cinema Paolo e Vittorio Taviani, con Carlo Baroni, lo facemmo vedere a una nutrita scolaresca, erano studenti del Cattaneo. Purtroppo, devo essere sincero, c'era una bella usanza a San Miniato: il film La notte di San Lorenzo faceva parte a pieno titolo di tutti i programmi scolastici, e quindi generazioni di studenti samminiatesi lo vedevano sempre, perché, diciamo, in tutte le classi, o all'elementare o alle scuole medie, c'era la visione del film della notte di San Lorenzo, perché, insomma, si studia anche meglio, ecco, alcune vicende. Questo si è un po' perso, perché lo domandai proprio agli studenti, che erano nati naturalmente nel nuovo millennio. Ecco, questo si è un po' perso. Mi piacerebbe che invece questa lezione, perché era una vera e propria lezione, invece fosse ripresa in anni, oltretutto, che, insomma, non solo per meglio studiare, ma in tempi anche in cui i film sono un po' diversi. Ora io non voglio fare il critico e non sono un esperto, però, insomma, basta vedersi un film su Netflix e un film come La notte di San Lorenzo, e penso che la differenza si veda abbondantemente. E spesso i ragazzi più giovani sono abituati a vedere questi prodotti e soltanto questo. Ecco perché secondo me sarebbe importante, proprio per questo duplice aspetto. Spero, insomma, che questo mio appello sia colto anche dalle insegnanti, perché senz'altro, ecco, un bel modo. E poi inauguriamo, ecco, oggi qui, poi lo faremo anche con gli studenti, questa volta in Piazza Mazzini. Ora disvelo anche dove viene posta, ovvero la piazza accanto al comune, e verrà posta lì, c'è già il basamento, se qualcuno ci va lo può vedere, ed è una statua. Cecilia, ringrazio anch'io l'autore, il maestro Scarzelli, perché, come dire, resterà a San Miniato la testimonianza della notte di San Lorenzo, della sua San Martino, e poi nella finzione cinematografica, così, in modo che questo sia un legame indissolubile. Inoltre, qui vedo anche la piccola Cecilia, ora piccola grande Cecilia. Penso sia la prima volta che viene dedicata una statua a una persona vivente, quindi non è di poco conto, ecco, non è di poco conto. Di solito le statue... Ora però penso che tanti di voi l'avessero riconosciuta, No, comunque sono cose che allungano senz'altro la vita. E quindi, ecco, questa statua rimarrà, appunto, nella nostra città per sempre, a testimoniare questo legame, perché tutti noi, è un sentimento proprio della popolazione, di tutta la comunità di San Miniato, in uno, ecco, appunto, degli spazi poi più vissuto anche dalla comunità civile, perché siamo proprio accanto al comune. Quindi io ringrazio, devo fare un ringraziamento senz'altro alla Fondazione Cassa di Risparmio, che ha accolto con
molto entusiasmo questo progetto e, come dire, ne diamo anche corpo e gambe. Un percorso iniziato l'anno scorso quando ci vedemmo con il maestro al Lucca Film Festival, e poi ecco, ora siamo arrivati qua. E un ringraziamento poi a tutti voi, al maestro Paolo Taviani, di essere qui con noi, perché veramente ci fa un grandissimo regalo ad essere qui nella sua Samineauto. Grazie. Adesso l'assessore Arzilli, assessore alla cultura. Ah, non so se dopo, anche quando uscite, sul tavolo c'è questo dépliant, se non l'avete preso. E questo spiega un po' il tutto, c'è la notte di San Lorenzo, e un'altra cosa importantissima, c'è anche il lavoro dei due maestri, Paolo e Vittorio, e poi c'è anche una bella pagina sull'artista Scarzelli, che spiega le varie fasi della lavorazione di una statua, che non è semplice, bisogna fare prima il gesto, ma tante cose che poi potrete leggere. Prego, assessore. Grazie al presidente Antonio Salini Guicciardini. Visto che mi ricollego un attimino alla statua, in effetti già come ha preannunciato il sindaco, quindi francamente è stato un lavoro abbastanza complicato, ma dopo una decina di giorni di ricerche assidue che ho fatto veramente, quindi telefonate a Paolo Taviani, a Roma, a un gruppo di cineasti, poi ho mandato un'email, poi ho scritto su Facebook, non riuscivo a rintracciare in carne ed ossa l'attrice che aveva impersonato la bambina Cecilia, e dopo 10 giorni sono riuscito a rintracciarla, perché mi ha chiamato, perché io avevo disseminato tutte le telefonate ovunque e messaggi ovunque, e mi fa la signora, mi dice: assessore, ma è sicura che lei vuole cerca me? Perché io non faccio più l'attrice. No, io cerco proprio lei, gli ho detto, quindi cerco la bambina Cecilia, perché noi non vogliamo solo chiaramente ringraziare e avere la statua di Cecilia in bronzo, ma la vogliamo in carne ed ossa. E quindi stasera abbiamo qui infatti Nicole Fidelli, che ha rappresentato, non so se ve lo ricordate, quella bambina che diceva tutte le filastrocche, che poi la signora gli aveva regalato anche l'orecchini che se li era messi appese. E io ho visto uno sguardo prima, quando parlavi, che parlavi con Paolo, ho detto quelli erano gli occhi proprio di Cecilia. Ma a parte questo, quindi introduciamo la serata, anche perché ci siamo detti noi, quando ne abbiamo parlato con Antonio Salini e con Guicciardini e con Carlo Baroni, oggi al centro della serata ci deve essere Paolo Taviani, quindi noi dobbiamo parlare pochissimo. E mi sono però un po' scritto in modo di essere più breve in questa presentazione. Con questa iniziativa si conclude il ciclo di eventi dal titolo Good Morning Taviani, iniziato a settembre 2022 con la proiezione della Notte di San Lorenzo a 40 anni dalla sua uscita, perché era per ricordare l'uscita della Notte di San Lorenzo, e proseguita nel mese di gennaio scorso, quando è stato consegnato proprio in questa sede la terza edizione del premio in memoria di Vittorio Taviani all'attore David Riondino, il Giglioli, ma non il nostro sindaco, un omonimo, e al fotografo di scena Umberto Montiroli. Fu una bella serata veramente. Confesso di essere particolarmente emozionato, ma lo sono veramente, per la presenza di Paolo Taviani, per noi non solo un concittadino, ma soprattutto un amico di San Miniato, che con il fratello Vittorio ha portato in alto il nome della nostra città e ha fatto conoscere al grande pubblico la grande tragedia che ha colpito la nostra comunità 79 anni fa, la Notte di San Lorenzo. È una pellicola fondamentale per la cinematografia italiana, ma soprattutto un pezzo di cuore per ogni sanminatese. Con questo progetto abbiamo deciso di far conoscere questo film anche alle nuove generazioni, con alcune proiezioni pensate ad hoc per le scuole, e grazie al giovane regista Leonardo Casalini,
che ringrazio, il quale ha realizzato il bellissimo documentario che vedremo tra poco, 44 intitolato. Abbiamo raccontato, avvalendosi anche di alcuni passaggi, del film Quei terribili giorni, un documentario con molte toccanti testimonianze. Con Paolo ho avuto modo di avere molte telefonate in questi mesi per organizzare al meglio questa serata e confesso che mi hanno emozionato moltissimo la sua passione e la grande voglia di tornare a San Miniato, una città che è nel suo cuore e alla quale si sente ancora molto legato. Poi abbiamo scoperto anche con molta probabilità fu mio padre a ricostruire la sua casa in centro storico, perché me l'ha detto lui, mio padre è morto, io ero piccolino, avevo 10-11 anni, quindi non lo posso ricordare, quindi, però lui mi ha detto che era un impresario edile Arzilli, mio padre nel 54, nel 50 faceva l'impresario Arzilli, probabilmente era lui. Fu mio padre a ricostruire la sua casa in centro storico, ma questa è un'altra storia, anche se molto curiosa e un po' datata. Desidero ringraziare Antonio Salini Guicciardini che ha sostenuto e sposato il progetto insieme al Comune e che ci ha accolto in questa sede, sia per la consegna del premio a gennaio, sia oggi. Carlo Baroni, presidente del Centro Cinema Paolo e Vittorio Tavani, il regista Leonardo Casalini, la Regione Toscana che ha sostenuto parte del progetto e ci ha creduto insieme a noi, l'artista Marcello Scarzelli, autore della scultura Cecilia e delle statuette consegnate come premio a gennaio, che ripeteremo. Michael Bidelli, che 40 anni fa interpretò proprio Cecilia nel film e oggi ci onora della sua presenza. Vi ricordo infine che nello spazio dell'Orcio alla Torre degli Stipendiari è stata inaugurata la personale di Marcello Scarzelli, Good Morning Taviani, dedicata ai fratelli Taviani, a cura di Riccardo Ferrucci e Filippo Lotti, che sarà aperta fino al 7 ottobre e che vi invito ad andare a vedere per fare un bel viaggio tra la filmografia di Paolo e Vittorio Taviani. Grazie e buon proseguimento. Ora la parola al presidente del Centro Cinema Paolo e Vittorio Taviani, Carlo Baroni. Buonasera a tutti e grazie. Mi attengo alla promessa di veramente di rubare pochissimi secondi. A me, diciamo, compete, anche se è già stato detto, chiaramente i ringraziamenti, perché quando insieme a Leonardo abbiamo messo in piedi questo progetto che è iniziato lo scorso anno e che diciamo arriva oggi a capolinea con la realizzazione dell'opera, con la presenza di Paolo Taviani che veramente ci emoziona e ci onora profondamente, abbiamo avuto la fortuna di incontrare interlocutori attenti e sensibili. Abbiamo trovato un interlocutore assolutamente importante e puntuale nella Fondazione Cassa del Risparmio di San Miniato e in Antonio Guicciardini Salini, e non lo dico per i ringraziamenti di rito, perché non è così, non è semplice proporre un progetto culturale, non è semplice vedere che viene subito compreso e subito sponsorizzato, perché è in realtà invece è così che è andata, altrimenti non saremmo riusciti in pochi mesi ad arrivare a tutto questo. Lo dico anche con il Comune di San Miniato, perché il Centro Cinema è parte del Comune di San Miniato, però comunque deve relazionarsi, è un ente diciamo a sé che con l'amministrazione si deve relazionare. Il sindaco Simone Giglioli e l'assessore Arzilli hanno subito detto di sì, ci hanno messo a disposizione anche molti strumenti, si sono dati da fare in prima persona, Loredano addirittura è stato un fulmine anche nel rintracciare quella Cecilia che oggi è qui e ringrazio della presenza, che poi è stato il personaggio dal quale siamo partiti quando abbiamo pensato di dedicare questo progetto che voleva
unire cultura e memoria. In realtà sono queste le due parole chiave che ci hanno guidato e che speriamo di aver messo in pratica al meglio. Ringrazio Marcello Scarselli perché sia per la bella mostra che abbiamo già visto anche lo scorso anno a Lucca, ci ha ospitato e siamo stati veramente felici di essere presenti, sia per la realizzazione di Cecilia che ci ha entusiasmato. Poi grazie a Samineato che comunque risponde sempre in modo così entusiasta alle nostre iniziative e anche questo è un segnale molto importante. Grazie davvero. Bene, adesso è il momento che tutti attendevamo, il maestro Paolo Taviani. Prego, maestro. Dopo quello che avete detto è un po' imbarazzante parlare. Ed è imbarazzante vedere questa statua che è molto meglio di quello che potevo immaginare. È proprio bella, più bella di te. Allora, buonasera a tutti e soprattutto grazie di questa iniziativa che è unica e bella, il sindaco, amico nostro, al direttore della Cassa di Risparmio, all'assessore, qui accanto a me, e a Carlo Baroni, che ci sta addosso da tanti anni, vero? Bravo. La vostra amicizia e la bella statua, proprio bella, della bambina del nostro film, San Lorenzo, mi hanno aiutato a tornare a San Miniato, dove non venivo dalla morte di mio fratello Vittorio. Grazie. Quando mi hanno detto che la statua verrà collocata nella piccola piazza di fronte alla scalinata del crocifisso, sono emersi tanti ricordi. Vittorio, ho rivisto Vittorio ed io affacciati al muretto che dà sulla nostra splendida campagna per ascoltare meglio i cannoni lontani dei liberatori che si avvicinavano col desiderio, l'impazienza di andare incontro al nuovo mondo. Altro ricordo, vado un po' a pezzi e bocconi di tipo cinematografico, con le dissolvenze incrociate, vado un po' indietro. Altro ricordo, alcuni anni indietro, un sabato fascista, cerco di stare nel clima della notte di San Lorenzo. Allora, un sabato fascista, ogni sabato svuotate le scuole, bambini, ragazzi e ragazze venivano radunati sulla scalinata del crocifisso, vicina alla piazzetta per ascoltare un'autorità. Io, piccolo, vestito alla lupa, con le ingombranti fasce bianche intorno al corpo, sempre storte, ero lì sulla gradinata in mezzo ai tanti figli della lupa. Vittorio, più grande di me, era balilla e si tirava sempre giù i calzettoni verdi perché li pizzicavano. Mia sorella era scomparsa nel mare di camicette bianche delle piccole italiane. Dal balcone del comune parlò un alto dirigente venuto da Pisa, che qualcuno che veniva da Pisa era come arrivasse, non so, era un mito assoluto, e mi hanno raccontato chi c'era, che parlò come un cattivo attore che ha cancellato l'intelligenza in nome della retorica guerresca. Dissolvenza incrociata. Perdonate i miei termini cinematografici. 1945, lo stesso balcone, la stessa scalinata popolata da noi, ora studenti un po' cresciuti. E dal balcone, accanto al sindaco, parlò un capo della resistenza. Era nostro padre. Parlò della libertà conquistata. Quando Rossellini ci dette la palma d'oro, ci chiese: a cosa state pensando con quella palma in mano? Uno di noi rispose:
al dispiacere che il nostro padre non sia qui. Ma oggi è un bel giorno, ci siete voi che veramente ci state facendo un grande regalo oggi. Quella statua è una delle protagoniste. Micol, cara Micol, hai gli stessi occhi di quando abbiamo lasciato il film. Io e Vittorio dicevamo, ma che occhi, verranno benissimo, sono venuti meglio di come immaginavo, veramente. E li hai conservati, auguri. Grazie. Non voglio rompere, andare a raccontare che potrei stare qui fino a domani l'altro, non lo so. Oggi abbiamo girato un po' per San Miniato e nome e cognome di tutti mi sono ricordato, ma a parte questo, ma un'immagine la voglio evocare, quelli della Rocca, la nostra Rocca, quella che i tedeschi fecero saltare. Era il luogo dove andavamo a giocare, anche a picchiarci, e io mi ricordo che dopo che avevamo corso per questo prato meraviglioso, andavamo stanchi sull'orlo del prato e guardavo giù e si vedeva la casa nostra, che poi saltò per aria, e San Miniato che si dilungava, e questa vallata di questa Toscana vicino a noi, in cui siamo nati, e che è un luogo veramente meraviglioso. E ero sopra il ciglione e mi ricordo che istintivamente veniva fatto di allargare le mani e dicevo, avevo 8, 9 anni, 10 anni, non lo so, ma è impossibile, se io mi butto, volo, arrivo a casa, sono sicuro. E non lo feci, ma per un pelo, credo, ma per un pelo. Però quell'atteggiamento l'abbiamo ricostruito, questo sentimento, io e Vittorio, in Caos, il nostro film, nel finale del film, in cui c'è una ragazzina in cima a una montagna di pomice bianca che allarga le braccia e lì può buttarsi. E quindi il mio sogno di volare l'ho realizzato con il film Caos. Potrei raccontare, ma basta così. Però un'immagine la voglio evocare. La Rocca, ho detto, ma la Rocca che è saltata, la Rocca quella vera non c'è più, e molti pezzi lanciati dallo scoppio arrivarono addirittura per le strade deserte. E giorni dopo un mio amico ne raccolse uno per dire quanto si amava questa Rocca e lo nascose per affetto, per ricordo e perché era un simpatico ladrone. Insomma, tornando a San Miniato, il luogo della giovinezza, questo vecchio ha una strana sensazione che il mio lavoro non è ancora iniziato. L'emozione mi sa che ha pervaso me, ma credo tutta la sala. Forse Carlo, hai qualche domanda da fare al maestro? Beh, io in realtà di domande ne avrei 2000, se mi ci metto. Però, restando proprio sul tema Cecilia, con quali criteri
avete cercato quella bambina e poi l'avete trovata. Cosa chiedevate voi a Cecilia? È difficile questa domanda. No, non me lo ricordo. C'era una famiglia che... Eravate in quanti? Sei figli? Quattro figli. Quattro figli? Cioè, Giovanni, c'era. Ah, alzati. Ciao! Lui è quel bambino cattivo che ammazza i partigiani e viene ucciso in maniera feroce da un partigiano che vendica il figlio che deve la sua vita alla sua cattiveria. E devo dire che ogni volta che si vede questa scena, e anche mentre si girava la scena in cui lui, il ragazzo, che era stato feroce nei confronti dei partigiani, indicava al padre, vada, ammazza, quando arriva il padre del bambino che è stato ucciso in chiesa, dice, chiama il padre e dice, dove sei, ma mi senti? E il padre dice, sì, ti sento, e dice, si affaccia questo fascista e dice al partigiano che è orfano, che gli è mancato il figlio, ucciso, dice, ha solo 12 anni, quanti erano? 12. 15. Ma come? Ha solo 15 anni. Quindi tutto il pubblico si aspetta che il partigiano lasci fare, cioè nel senso che lo perdoni, e invece spara e lo uccide. Anche mentre lo girava, mentre quando l'abbiamo girato si alzò un urlo, no, di uno della troupe, perché questo film è un film particolare che abbiamo fatto. Eravamo una troupe di scalcagnati con pochi soldi che abbiamo attraversato la Toscana, lui lo sa, anche lei lo sa, e sempre tutti insieme però, anche perché avevamo pochi soldi, vabbè, quello, e questa era la Lozzano, cioè quella signora del film, che istintivamente disse, rovinò la scena perché era in presa diretta, e disse no, perché si era creata una tensione, grazie alla sua bravura e alla nostra bravura, diciamolo. Ma devo dire, non solo durante la lavorazione, ma dopo quella scena lì, sempre quelle due scene, devo dire che hanno sempre avuto, creato emozione, quella e le lance dappertutto, proprio tutti i manifesti. In America il manifesto è con le lance, e poi nascono tutti dal cervellino di questa ragazzetta qua, perché anche le lance in fondo, sì. Sei te che lo vedi. Sì, no, io che le vedo, sì. Sei la protagonista, e questa statua è meglio di te. Grazie. Io ringrazio, però ho ispirato, questo mi rende veramente molto felice. Io ringrazio veramente voi, Fratelli Italiani, che mi avete scelto. Ringrazio la mia famiglia, sia la mia famiglia di origine che la mia famiglia invece che poi ho creato, perché mi è stata vicino. Io ricorderò per sempre quel periodo, e per me è stata veramente un'esperienza bellissima. Vi ricordo con tantissimo affetto. Ricordo che giravate le scene una volta tu e una volta Vittorio, e è vero che stavamo tutta l'estate insieme, siamo stati tutta l'estate insieme, e quindi nonostante fossi piccola, io mi ricordo benissimo il film, e sono contenta che i miei figli, a proposito di quello che ha detto l'assessore prima, abbiano potuto vedere il film a scuola senza nemmeno capire che effettivamente invece c'era la madre che lo aveva interpretato. E quindi sono contenta che la statua sia meglio dal vivo che in foto. Sono orgogliosa di avere una
statua che mi rappresenta e grazie a voi che me l'avete permesso. Grazie molto a te. Voglio dire un'altra cosa su quella statua, perché è, ha una linea classica, severa, ma è, crea commozione. Proprio in questa severità uno si poteva sbizzarrire a fare degli occhioni grandi grandi, oppure fare quante possibilità c'erano di deviare sa Dio dove. Qui no, qui la strada è semplice e potente, veramente. Ero un po' preoccupato, non lo sono più. Carlo, sì. Ma certo, ora mi è venuto questa si fa sorpresa su sorpresa, il fratello, no? Sì, lui. Sì, sì. Ora che lo guardo bene, è proprio il solito occhio, il solito viso di quel bambino tremendo. Veramente è stata una sorpresa, io mi ha sì, preso sì, un contropiede. Questo mi ha preso un contropiede. Bene. Cosa facciamo, Carlo? Aspetta, vorrei aggiungere che, allora, si parla sempre degli occhioni qui, lui è un attore, è stato un bambino, bravo, eccetera, poi ha continuato a fare il cinema ed è un attore straordinario. Rompe con gli ogni tanto, però bravo. Ma magari se vuole dire due parole, più che volentieri. Venga. Sì, sì. Stasera è proprio una rimpatriata, quindi. Ciao, caro, ciao. È proprio incredibile. Buonasera a tutti, io non ho preparato niente, quindi né niente a memoria, né niente. Oddio, tutto questo è molto bello, quando Mico mi ha detto di questa cosa, tra l'altro l'assessore aveva contattato me prima perché sono più social, magari, di mia sorella. E quindi siamo qui, e quindi va bene, non mi ripeterò. Io volevo dire una cosa e la dico perché mi tocca molto. Io sicuramente la notte di San Lorenzo è stata la prima esperienza realmente formativa sul cinema. E quindi io vorrei anche dire che, sì, dopo ho girato anche con Lizzani, primo film da protagonista, ho fatto anche la bottega di Gassman, e c'era Gassman, cioè ho 200 anni praticamente, e poi ho fatto fiction, cose, film, sono un po' rompicoglioni, però c'è un fatto importante, cioè io se continuo a fare ancora questo mestiere, con tutto quello che è oggi, questo mestiere, il cinema, è solo grazie a voi, quindi tu hai metà responsabilità, ma siccome vi ho sempre visti come una persona sola, ecco, è una vostra responsabilità. Spero nel bene, ok? E resto un'altra sera, la festa è vostra. Grazie a Guidelli, grazie tanto. Sorprese, dalla Sicilia in carne e ossa al fratello, ripeto, tremendo in quel film. Babbo, incredibile quella scena. Bene, maestro, passiamo al documentario. Sì. Sono curioso.
siamo interrogati a lungo su quale fosse la scelta migliore per celebrare i 40 anni della Notte di San Lorenzo. La Notte di San Lorenzo è il film dei fratelli Taviani che più si identifica con San Miniato, in cui si narra la liberazione di San Miniato nel luglio del 44. Sebbene il nome San Miniato non compaia, perché si fa riferimento a San Martino, probabilmente anche un espediente che i Taviani usarono per evitare polemiche. Una ricorrenza importante per San Miniato sono 40 anni dall'uscita del film La Notte di San Lorenzo, realizzata dalla regia dei fratelli Taviani che sono nati qui a San Miniato, che a livello cinematografico italiano sono dei registi importantissimi. Siamo convinti assolutamente che questo film rappresenti San Miniato come rappresenti in realtà le tante San Miniato in Italia e non solo in Italia che hanno dovuto fare i conti con la guerra civile, con il passaggio del fronte, con i giorni drammatici del luglio 1944. 1944, la guerra si avvicina a San Miniato, le condizioni della popolazione sono sempre più critiche, ci sono migliaia di sfollati da Livorno, che era una città bombardata dagli alleati, e c'è la fame, c'è la carestia, non si trova più i generi alimentari. Si dormiva sulla paglia, nei fondi della pretura, e a un certo punto, siccome dicevano che le chiese erano posti sicuri, andammo ad abitare insieme a tante altre persone nel convento dei frati francescani in cima alla salita di San Francesco. Io ricordo benissimo tutta quella giornata. Cominciò, sono stato verso le 7:30. Io ero nel chiostro dei frati qui di San Francesco, dove ci eravamo sfollati da qualche giorno. A un certo punto arrivò Don Pietro Stacchini a dirci, quelli che eravamo lì, che il vescovo aveva avuto l'ordine dai tedeschi di dover andare via tutti e di ritrovarci in Duomo. Lì per lì ci si rimase tutti meravigliati, come siamo qua in questi fondi sicuri, perché si deve andare via. Man mano che il fronte si avvicinava, gli americani arrivavano dal sud, i tedeschi cercavano di resistere. Man mano che si avvicinavano si liquefacevano un po' tutti i poteri locali, il podestà era fuggito, i fascisti venivano catturati o comunque si davano alla macchia, e si erano formati tre gruppi partigiani nella zona, capitanati da Loris Liepiza, da Salvadori e da Mori Fioravanti. Dice: sentite, ci sono i tedeschi che ci ordinano di andare tutti in Duomo, che sarà il punto più sicuro della città, perché l'avevano già minate delle ase e mineranno tutto San Miniato. Allora si dovette prepararsi e uscire, ma da tutte le parti c'erano i tedeschi che sparavano a salve a Gargozzi, a tutte, e ci obbligarono ad andare in Duomo. Buongiorno, Potenza. Buongiorno. I tedeschi mi hanno convocato al comando. Il fronte si sta avvicinando. Ieri gli americani vi sono arrivati a Monterichieri. Avete sentito il cannone, no? Stanotte una cannonata è caduta sotto i nostri lavatori. Ecco. Entro il tramonto, signor avvocato, dovete trovarvi tutti da me. Mara, chiama la signora e resta giù. I tedeschi ordinano che la popolazione sia raccolta in un solo luogo. Io ho offerto la cattedrale. La nostra piazza è l'unica che non sia stata minata. Aspettate. I tedeschi mi hanno detto che spareranno a vista chiunque verrà trovato fuori dalla cattedrale. E stanotte alle 3, signor avvocato, faranno saltare tutte le case minate. Un bel giorno arrivarono, questa volta mi ricordo, erano SS, ci misero un fila per due e ci portarono
nel Duomo di San Miniato. Arrivarono giù nel rifugio due tedeschi con un bel mitra spianato, proprio addosso te lo buttavano, no? E ci fecero uscire. Quando si arrivò nella strada, che sarebbe la principale strada di San Miniato, vidi delle ragazze, che mie amiche, dove abitavo io di casa, che andavano verso San Domenico. Noi invece ci mandavano verso il Duomo. Allora io feci una bella pizza e probabilmente si mosse la compassione, insomma, e ci mandarono a San Domenico. Quando si fu lì, chi cercava posto da una parte, chi da un'altra, ma impauriti, perché non si sapeva come mai ci portavano in chiesa quando eravamo nel rifugio. Avevano mandato anche tutte le gente che erano nei rifugi, nelle valli, da cui l'avevano obbligati a andare in Duomo tutti quanti. Ci dissero che se non lasciavamo il convento, i tedeschi gli minacciavano di minarglielo, e quindi un po' alla volta tutti quanti si uscì dal convento e ci si avviò per questo viale verso il Duomo. Poi dice, noi eravamo in cima, io l'ho sentito dire, chiusero le porte, guardavano continuamente l'orologio e alle 10 fu quando scoppiò tutto. Io allora avevo sì e no 6 anni e non so se avevo paura o se mi divertivo. Tutto quello che ci capitava in quei giorni era così straordinario. I ricordi di solito con il tempo sfumano, i ricordi di quel giorno mi sono rimasti indelebili, anche perché li tengo vivi riguardando il film La notte di San Lorenzo, in media una volta al mese, quindi 12 volte l'anno. Penso che questa pellicola è stata importante per la città di San Miniato, per il territorio, ma è anche e lo è soprattutto oggi uno strumento di testimonianza alle giovani generazioni di memoria. Ed è considerato un omaggio a San Miniato, con tutta la poesia, la delicatezza propria del cinema dei Fratelli Taviani. Eravamo in chiesa e io ero, mia madre, che era una donna religiosa, aveva paura e si mise dentro il confessionale, si sentiva più sicura dentro il confessionale. Questo è il suo racconto. Poi io mi ricordo che ero davanti a lei, in colla a mia nonna, seduta su una sedia. Quando i tedeschi chiusero le porte, e questo è il ricordo di mia madre, mia madre si impaurì e mi voleva prendere in collo, io volevo stare con la mia nonna. Mia madre insistette e mi disse: vieni che giochi con la tendina. Io andai in collo a mia madre. Andiamo lassù, sulla cappella del Santissimo. Aveva visto che lì c'era ancora poca gente, dice ci si sta meglio. E ci si incamminò verso la cappella del Santissimo. E io effettivamente rimasi sempre dentro la cappella, quindi non vidi quello che succedeva nella navata o nelle lavate del Duomo. Sentivo bisbigliare, sentivo parlare, sentivo chiacchierare, sentivo piangere bambini che strillavano. Però io stavo lì, mi ricordo, mi divertivo con la corona della mia mamma a buttarla nelle buchini della presella dell'altare, figurati, sento un po'. Quindi non avevo minimamente idea di pericolo che c'era, perché, però i grandi, mia madre era in ansia, perché dicevano: oh, vedrai, portano via gli uomini, vedrai, portano via i giovani. E la mia sorella Loredana era più piccola di me ed era bellissima, tanto
perché un ragazzo che abitava in casa, l'avevo ospitato la nonna nelle cantine, era fidanzato con la famiglia Scardigli, che fu sterminata in Duomo, e chiese alla mia mamma: Maria, posso portare Loredana dalla mia fidanzata? Mamma per lei gli disse: sì sì, prendila. Come mise piede sul primo scalino che portava alla navata: riportamela subito, c'è troppa confusione. Riportare Loredana da noi, scendere questi tre scalini e andare tutto per aria, fu un attimo. Noi sarebbe il pane. Il pane no. E invece ha ragione la Scardagli. Chiamate così, vero? Scardigli. Scardigli. Allora, chi ha del pane, ne faccia tanti pezzettini. Io lo benedirò e lui vi aiuterà. C'era un polacco dentro con noi, sempre con il fucile e compagnia bella, però non tedesco, il tedesco era nella strada. A un certo punto incominciò a smaniare. Noi in Samignato si dice quando uno si agita, no? E diceva, chiedeva se c'era la possibilità di andare sotto la chiesa. Punto lì ci si impaurì tutti, perché se eravamo nei rifugi, perché ci portate sotto la chiesa, capito? E ci fu uno che non che parlava, che capiva il tedesco, perché il polacco parlava in tedesco, e disse a Frati, c'era Frati di San Domenico allora, se c'era la possibilità, e ci aprirono la strada di Sant'Urbano, che è sotto la chiesa. Capito? E fu la nostra salvezza, perché se no quello che è successo in Duomo succedeva anche in San Domenico. Mentre la chiesa si vuotò, andarono tutti, chi scappò nelle campagne, capito? E così ci si salvò. Fatemi portare via le bambine, ci avete già mio marito prigioniero, fatemi portare via le bambine. E loro guardavano l'orologio, nine, però vi posso giurare che a questi due tedeschini gli cascavano le lacrime, perché erano giovani. La mia mamma impaurita tremava tutta, allora mio fratello per consolarla gli disse: oh mamma, non vedi? Non tirano a noi, sta calma, non aver paura. Guarda lì fuori, c'è una carovana di santoni, quelli che fanno le giostre. Hanno visto questa carovana, devono colpire questa carovana, tirano lì. Queste in effetti furono le ultime parole
Che disse Carlo? Ma c'è, non ti dico, perché io ho visto braccia, gambe, di tutto, gente strusciava sulla pancia, cose allucinanti. Allora tutta la gente, specialmente quelli che conoscevano quest'uscita, s'accalcò verso questo anditino, questo corridoio, e fu un pigia pigia, e mi ricordo d'aver pestato delle persone in terra, d'essere tutta piena di sangue. Mi trovai sdraiato in terra, non lo so quanto ci sono stato, se un minuto, 10, 5. Soltanto sentì mia madre che mi tirò via da terra, e io ricordo benissimo un fascio di luce, ma grande, che veniva da dietro e andava a finire all'ingresso del coro, dell'altar maggiore, che avanti non c'era. Io non l'avevo visto questa. Dentro questo fascio di luce c'era di tutto, polvere, fumo. E ricordo le grida e il fumo mentre ero in colla mia madre. Mia nonna rimase uccisa, probabilmente, anzi sicuramente, se fossi rimasto in colla mia nonna sarei morto. E quindi cioè, a chi devo la vita? A chi me l'ha data e poi a chi me l'ha mantenuta, che era mia madre. E mentre la mia mamma mi prendeva per portarmi via, scavalcando sedie, panche rovesciate, vide fra tutti questi morti il suo figliolo Carlo. SS staff have gone. The window makes a good point from which to liquidate snipers. Down a side street, a German machine gun post is still in action, but not for long. Italian partisans have a few old scores to settle. E la mia mamma, attraversando il presbiterio, diceva: ma quanto vino hanno portato questa gente? Ma che ne vogliamo fare di tutto questo vino? Era sangue. Era il sangue dei morti che giacevano lì sul presbiterio. Tant'è vero poi, più tardi, quando si venne via, si aveva tutti i piedi rossi di sangue, convinti di essere feriti anche noi, invece no. Era il sangue che era schizzato su piedi, sulle gambe, camminando lì su.
Vittoria Morì aveva, lì c'è scritto 17 anni, no, aveva 23 anni, ma una ragazza giovane, piena di vita, brava, era un'insegnante brava, era brava davvero. E lei morì subito, ma, non so, ma bambini, ma di tutto, guarda, è una cosa allucinante. E il mio babbo e il suo cugino furono colpiti tutti e due al cuore. Conoscenti e voglia se l'ho persi, amici, familiari no. Ci sono due teorie, se era quindi i tedeschi che avevano minato il Duomo oppure se è stata una bomba amica degli americani che ha fatto quella strage. Di tante divisioni, di tanti dolori, di tanti confronti, di tante polemiche su quelle che potevano essere le responsabilità di quel massacro. Gli americani o i tedeschi? Chi era responsabile di questo tragico episodio? Come tutte le città che si apprestavano al passaggio del fronte, fu estremamente tragico. Noi in quei giorni ci furono il 22 di luglio l'eccidio del Duomo, un eccidio che nell'opinione pubblica sammignatese è sempre stato molto divisivo, perché la diatriba che è andata avanti per lungo tempo tra la mina tedesca e la cannonata americana, che poi si risolse diciamo a metà anni 90 con i nuovi studi balistici delle commissioni che si sono succedute, facendo propendere per una cannonata americana, sebbene poi tutte le persone fossero radunate lì dai tedeschi che appunto si apprestavano di fatto a perdere la guerra e a liberare la città. Insomma, prima arrivarono queste cannonate lì, e quindi andò giù il tetto, la gente scappò e venne dalla parte di là, e poi venne questi scoppi feroci. Da parte nostra fu la peggiore. Cannonate, non si sa. È sicuramente importante, ed è stato importante, il percorso alla ricerca di una verità. Tanti ricordi, e siccome a quei tempi, quando successero quelle cose, ero piccolina, ho capito anche tante cose che allora non avevo capito, come per esempio io pensavo, credevo ingenuamente che tutte le persone fossero nel Duomo di Samignato, invece erano anche nella chiesa di San Domenico. E tante persone, come ho appreso dal film dei fratelli Taviani, erano scappate fra i campi, erano andate via. Anche i Taviani erano fuggiti, non erano né in Duomo né in cosa. Forse uno dei più bei film realizzati, anzi io lo ritengo il più bello. È una pellicola che parla del passato,
ma è rivolta soprattutto al presente e al futuro. Quindi un film di politica, un film di sociologia, un film di storia, un film di guerra, un film di sentimenti, un film d'amore. E su questo i saminatesi ne vanno orgogliosi perché sentono, come dire, di essere stati teatro di un film stupendo e che in 40 anni è rimasto intatto nella sua leggenda, nella sua bellezza. L'odio verso questo, quell'altro, no, questo no, però sofferto, si è sofferto tanto. Che cosa vuol dire che i fratelli Saviani in questo film hanno centrato lo spirito di questo popolo, e parlo del popolo di San Miniato, è un popolo che sa vivere, che conosce l'umorismo, che si sa ritrovare, che dopo si è ripreso, dopo la tragedia della guerra si è ripreso stando insieme, con pensieri diversi, però cercando di ritrovare quella compattezza che ci poteva portare a risollevarsi, a rialzare la testa. Noi siamo stati segnati, ecco, la parola giusta è questa, siamo stati segnati. Si piglia poi la vita con più leggerezza.
Maestro, prego. Maestro, si accomodi. Sì, sì. Prego. Veramente emozionante questo filmato e veramente complimenti Casalini, bravissimo, bravissimo. Poi il maestro ti avrà dato dei consigli, credo, visto che... Maestro, vuol dire qualche altra... A chiusura, eh? Prego, si accomodi. Ma che devo dire? Rivedendo questo film ho sentito di più l'assenza di Vittorio e quindi mi ha commosso, anche perché il regista ha fatto un ottimo lavoro e poi è anche di parte la posizione del regista, quando oggi invece non è di moda essere da una certa parte. E quindi lo ringrazio anche per la verità che ha raccontato, l'ha raccontato anche bene. Si dimentica però che non tutti siamo toscani e l'ho consigliato una sola cosa, mettere i sottotitoli per comprendere fino in fondo queste immagini così forti. E che devo dire? Le riprese della Notte di San Lorenzo, lei se lo ricorda, sono state una grande tensione, però devo dire che tutti erano partecipi, cosa che non è capitata spesso, se non dico forse come la Notte di San Lorenzo, mai. E mi hanno telefonato proprio l'altro giorno, mi hanno detto che Time, credo un altro, un critico ha scelto 100 film della storia del cinema e ci ha messo un Notte di San Lorenzo. Ma non fate anche belli anche altri, sono qui. E quindi diciamo che rivederlo così e così amato da questa sala, si rinnova la commozione e che devo dire, è un bel film, vi ringrazio di come voi l'avete usato, ripresentato amato. E basta. Grazie maestro, grazie. Parlando con Paolo, quindi al telefono tantissime volte, anche 3-4 volte al giorno ci chiamavamo, e quindi mi ha rilevato alcune cose, ma non... Esempio, guardi, che poi... Lui mi ha obbligato a dargli del tu, ma comunque per me è sempre il maestro Paolo Taviani. Mi ha detto, quando dovevamo decidere la data per venire a San Miniato, perché l'abbiamo rimandata diverse volte, dice, guarda, a settembre posso venire, a ottobre no. Perché a ottobre parte nel girare un nuovo film. Quindi, e io gli dissi, vedi Paolo, io dico una cosa che l'ho letta, chi continua a sognare finché i ricordi non prendono il posto dei sogni, siamo sempre giovani. Vabbè. E te sei ancora giovane e quindi hai ancora da fare altri film e di trasmetterli a noi e noi li vedremo con certezza. Grazie. Grazie. Assessore, hai qualche dono per... Sì. Prego. Prima io? Prima. Allora, bene. E, al maestro c'è la medaglia della fondazione, che prendiamo con i sistema della fondazione
comunale, come quando si parla di amministrazione comunale si parla dei cittadini samminatesi, quindi noi materialmente consegniamo il dono a Paolo Taviani, ma sono tutti i cittadini di Samminato che lo donano a Samminato. E che cosa sarà, Paolo? Che cosa ti ho ricordato oggi quando venivamo da Firenze in macchina? Che cosa si vede in superstrada quando noi arriviamo e diciamo siamo arrivati a casa? La Rocca. La Rocca. E allora il simbolo di tutti i samminatesi è la Rocca, e quindi gli regaliamo la rocchina d'argento per ricordarti sempre Samminato e ce l'hai nel cuore, la rocchina d'argento. E una cosa simile, quindi, che la regaliamo quindi a Micol, quindi eccola qua, quindi è sempre la rocchina, ma con un braccialettino, allora non sono finite le sorprese. Leonardo, mi puoi fare quella cosa oppure non è possibile? Un sottofondo? No, non c'è. Bene. Allora, una piccola sorpresa, e quindi noi ci siamo ricordati di Paolo Taviani, regista di Cecilia, e a me mi ha sempre colpito i tuoi occhi, mi ha sempre colpito quell'immagine, i tuoi filastrocche, i tuoi orecchini, il tuo sguardo, ma penso che in quel film te hai fatto una cosa che in quel momento lì, quando iniziarono e si sentivano le bombe, che scoppiavano, e quindi te eri impaurita, che cosa facesti? Non lo dire, vediamo un po', arriva, facciamo entrare, ed ecco la bambina Cecilia con il gesto delle uova, perché la bambina Cecilia aveva in consegna un cesto di uova, e lei nel film spadatamente si sedette su questo cesto. Quindi i samminiatesi ti regalano il cesto delle uova, che sono samminiatesi, quindi sono veramente di gallene, sono fresche. Quindi ti abbiamo regalato il cesto delle uova che te avevi distrutto con il tuo sedere. Se posso dire un'ultima cosa, proprio legata al cesto delle uova, è che io non so se sono diventata così perché ho girato la scena, ma quando io rompo le ultime uova che si erano salvate, sì, perché secondo me mia madre, che poi era mia madre, era un piatto che secondo me senza motivo, perché io non l'avevo fatto apposta, io lo dico sempre, io sono così, cioè io mi vendico in questo modo, se mi hai torto, io ti spacco anche le ultime tre uova. Perché erano rimaste tre uova perché solo. Io non avevo fatto apposta di rompere le uova. Sì. Ovviamente a quell'epoca, perché l'autista ne mangiava uno al giorno e ci campava. Però voi siete riusciti a capire quello che è il carattere, perché io vi giuro che io ne avrei spaccate le uova. Uno strozzo. Sì. Allora perché la mangiata? Avrei spaccato le uova. La violenza che c'era. Sono io. Avete paura. Grazie. E Alessia che ha impersonato proprio Cecilia, con le trecce, con il fiocco bianco, il vestitino dell'epoca, quindi che è stato proprio cucito dalla nonna, quindi che ringraziamo anche la nonna perché l'ha cucito e ce l'ha fatto lui. E Giovanni Guidelli, chiaramente, ringraziamo tutti. A proposito, l'attore Guidelli al bambino tremendo, anche se è stata una cosa improvvisa, avrei piacere di dare anche a lei la medaglia della, con lo stemma della fondazione. Grazie. Bellissimo. E il
simbolo di San Miniato. Bene, signori, è una serata emozionante, siamo ripartiti bene, con grandi emozioni. Ho visto, io mi sono emozionato in certi momenti, ma ho visto molti di voi che erano nella mia posizione. Abbiamo finito. Bella serata, grazie a tutti voi, alla prossima. Grazie.